Nati all'inizio del XVIII secolo ad Andorno Micca, comune del Biellese, i fratelli Galliari, Bernardino, Fabrizio e Giovanni Antonio, seppero distinguersi come valenti pittori e soprattutto tra i maggiori scenografi del Settecento europeo, attività poi proseguita dai figli e dai nipoti che si formarono alla loro bottega. Nel secolo della nascita e dello sviluppo dei grandi teatri, i Galliari allestirono e decorarono i più importanti palcoscenici d'Europa, dal Regio e dal Carignano di Torino al Teatro Imperiale di Vienna, dall'Opera di Parigi al Teatro Imperiale di Berlino. Progettarono e realizzarono le scenografie dell'Europa riconosciuta, opera inaugurale del Teatro alla Scala, nel cui museo sono attualmente conservati gran parte dei bozzetti e dei disegni dei maestri biellesi. I Galliari, che negli anni 40 avevano trovato residenza nell'ospitale comune bergamasco di Treviglio, eseguirono, oltre al lavoro teatrale, decorazioni figurative e prospettiche in chiese, palazzi, castelli e ville distribuite tra Piemonte, Savoia, Lombardia, Austria e Prussia. Iniziamo il nostro viaggio nel Biellese ad Europa, dove sono conservati affreschi del padre dei tre fratelli, Giovanni Galliari, pittore di non oscura fama, a cui si attribuiscono allestimenti per feste, quadrature e affreschi prospettici in edifici religiosi e privati del Piemonte e della Lombardia. Tra le 19 cappelle, disposte lungo la costa che affianca il santuario mariano, Giovanni lavorò intorno al 1720 agli affreschi della Natività e di Maria Santissima nel Tempio. Ci trasferiamo ora ad Andorno Micca, il più importante comune della Valle Cervo, a 7 km da Biella, che diede i natali alla famiglia dei Galliari. All'interno della chiesa parrocchiale dedicata a San Lorenzo, Andorno ricorda il suo celebre figlio Bernardino, che trasferitosi in Lombardia a soli 15 anni, vi fece ritorno negli ultimi anni della sua vita. La chiesa conserva la pala d'altare che ritrae il martirio di San Lorenzo dipinto da Bernardino intorno agli anni 70, quando la sua fama era già diffusa in Europa. La pala d'Andorno, sottolinea Rossana Bossaglia, è ricca di felicità inventiva, in cui la leggiadria rococò non è comunque scevra di dignità. San Lorenzo è un biondo efebo, i suoi torturatori paiono ricevere da lui un riflesso di grazia ridente. A pochi chilometri da Andorno, nel santuario di San Giovanni, l'opera dei Galliari si sviluppa in tutta la zona presbiteriale. A partire dalla finta cupola della volta, sicuramente attribuibile a Fabrizio, maestro nella prospettiva. Poi i pennacchi con la raffigurazione degli evangelisti, per la cui attribuzione lo storico biellese Rocavilla propende per la mano di Bernardino, a cui si deve anche la pala d'altare, ora perduta e sostituita da una tela ottocentesca. A Fabrizio sono ancora attribuite le figure allegoriche di santi nell'abside, monocrome, con profili netti di intonazione neoclassica. Una lapide posta sotto l'altare ci chiarisce la datazione del 1777 per i lavori di Fabrizio e il 1794 per la pala di Bernardino. La finta cupola del San Giovanni ci riporta a un modello caro a Fabrizio e alla sua scuola, come rileviamo dall'analoga tipologia di chiese lombarde e della cupola conservata nel santuario di Graglia, nella Valle dell'Elbo, a una decina di chilometri da Biella.
Spostiamoci ancora verso il Biellese orientale, nella chiesa parrocchiale di Pettinengo, dove i fratelli attesero alla decorazione della Cappella del Rosario e agli affreschi ormai sbiaditi del Nartece. All'interno della cappella ci appare una scena con incoronazione della Vergine sulla volta, figure allegoriche nei pennacchi, immagini di profeti sulle pareti entro architetture movimentate. I critici concordano sulla dominanza dell'intervento di Bernardino, soprattutto per la volta e i pennacchi, probabilmente dovute all'aiuto dei giovani della bottega dei Gagliari, le altre decorazioni. L'opera dei Gagliari si affermò nel Biellese anche in ville patrizie di impronta settecentesca. Eccoci a Villa Lachenal, ora Ottolenghi, a Cerreto Castello, dove troviamo un'intera sala preziosamente decorata con prospettive a carattere illusionistico e figure, in armonia con la maniera già espressa dai Gagliari in ville piemontesi e lombarde. Domina la sala l'elegante figura del Bacco, dal segno lucido e meticoloso, inserita come statua bronzea all'interno di un'edicola formata da quattro colonne in marmo variegato. Movimentano il disegno illusionistico maschere inserite in festoni, elementi floreali, busti incoronati in un tenue alternarsi di grigio, oro e blu. Quasi completamente scoloriti, gli affreschi illusionistici nel cortile di Villa Mossa, ad Occhieppo Superiore, di cui si conservano documenti fotografici che ben testimoniano il fascino dell'intervento dei maestri biellesi. Fortemente sbiaditi anche le prospettive a fresco nel giardino di Villa Mosca a Chiavazza, alla periferia di Biella, che riproducono due fastigi ad arco oltre i quali si aprono le vedute di un doppio cortile a colonnato e di un campanile sullo sfondo. In buono stato di conservazione è invece la galleria interna di Villa Mosca, sobriamente decorata con fregi e foglie d'acanto. Al centro di una parete, una cerere dipinta entro intagli di legno dorato. La tonalità grigio-dorata dell'insieme ci porta ormai in pieno clima neoclassico. L'attività pittorica di Bernardino, Fabrizio e Giovanni Antonio, cui si devono molti sfondi paesaggistici nelle scenografie teatrali, viene proseguita dai figli e dai nipoti, come testimoniano gli affreschi di Palazzo La Marmora, a Biella Piazzo, attribuiti al figlio di Fabrizio, Giovanni, già autore di una prospettiva nell'altare maggiore di Santo Stefano di Biella. Tra gli altri discendenti dei Gagliari, attivi fino al primo Ottocento, ricordiamo Giuseppino, fratello di Giovanni, e ancora Gaspare Gagliari, Bartolomeo Verona e Fabrizio Sevesi, tutti maestri di scenografie. I raffinati affreschi di Palazzo La Marmora ci parlano, come afferma ancora Rossana Bossaglia, di un ritorno a un'architettura piena, che si apparenta a quella di molte altre regioni d'Italia della metà del Settecento, con rinascere di motivi addirittura berniniani. A Treviglio, centro industriale e terziario della Bassa Bergamasca, già conosciuto come borgo nel X secolo, i Gagliari si stabilirono intorno al 1740. Nel monastero di San Pietro, le cui origini risalgono al XIII secolo, oggi sede della biblioteca, i Gagliari dipinsero alcuni sfondati, databili agli anni 50. Nella centrale via di Porta Torre, oggi via Gagliari,
acquistarono case e terreni, fra cui il palazzo che Fabrizio restaurò nel 1779. Nella Basilica di San Martino, edificata intorno all'anno 1000, i fratelli Galliari lavorarono gratuitamente, trasformandone l'interno. Essi ampliarono l'effetto scenografico del prospetto con il rifacimento delle navate laterali, l'apertura del deambulatorio, la trasformazione dell'altare, ma soprattutto con la decorazione della volta. Qui Fabrizio realizzò una prospettiva capace di dilatare lo spazio con la creazione di 3 false cupole che, pur avvicinandosi al gusto neoclassico, vengono arricchite da particolari decorativi tipici di Giovanni Antonio: fiori, borchie, festoni. La pittura fu stesa a secco su preesistenti dipinti cinquecenteschi del Cavagna, dei quali vennero lasciati a vista i putti monocromi e gli ovali con le storie bibliche. Bernardino fornì i bozzetti per le 4 virtù e le nicchie della falsa cupola centrale, realizzando direttamente solo la giustizia. Di progetto galliaresco è la Cappella del Rosario, con dipinti di Federico Ferrario, collaboratore dei Galliari. I lavori della Basilica sono datati 1775, ma vennero conclusi dopo il 1790 dai figli di Fabrizio. Nella piccola chiesa di San Carlo ai Morti troviamo lo sfondato che i Galliari affrescarono per incominciare il cinquecentesco dipinto con la Vergine. Il finto marmo delle colonne e la trabeazione sono molto simili a quelli che vedremo a Caravaggio. Nel santuario della Madonna delle Lacrime, eretto nel 1600, si trova la tela di Bernardino con la Conversione di San Paolo. Il dipinto che qui vediamo durante le fasi di restauro non è datato. L'uso brioso della luce e la scioltezza del tratto escludono un'esecuzione tarda, avvicinando la tela ai dipinti che Bernardino eseguì negli anni 60. A Sforzatica, piccolo centro in comune di Dalmine, nella settecentesca chiesa di Sant'Andrea, ammiriamo la decorazione della volta, dei pennacchi e della finta cupola eseguiti dai Galliari nel 1751. La libertà compositiva fa di queste una delle loro più felici e briose opere. Qui riconosciamo nel gruppo figurato con la Gloria di Sant'Andrea e negli Evangelisti dei Pennacchi la mano di Bernardino, mentre Fabrizio si rivela abile maestro di illusione nella finta architettura che non incornicia le figure, ma le lascia libere in uno spazio che si dilata all'infinito. Giovanni Antonio arricchisce questo tripudio narrativo con l'inserimento di particolari decorativi: fiori, borchie, festoni. La chiesa di San Bernardino a Caravaggio, edificata con l'annesso convento nel 1472, è divisa in 2 parti. Nella parte inferiore, dominata dalla crocifissione di fermo stella, si vedono sullo sfondo le finte architetture opera di Fabrizio, caratterizzate da uno stile barocco che viene arricchito dai particolari decorativi a motivi floreali tipici di Giovanni Antonio. Opera di Bernardino sono Sant'Anna e San Giuseppe negli ovali. Gli affreschi sono firmati Fratelli Galliari, 1759. La pala con San Bernardino è opera del milanese Federico Ferrario, che abbiamo visto collaborare con i Galliari anche a Treviglio.
L'ultima tappa del viaggio nella Bergamasca è la prima opera che qui i Galiari compirono, a Brignano Gerardadda, nel settecentesco Palazzo Visconti, definito una delle più sontuose dimore della Lombardia. I Galiari intervennero negli anni intorno al 1740. Al primo piano del palazzo, una successione di corridoi e stanze interamente affrescate contribuiscono a dilatare l'effetto scenografico realizzato all'esterno. Difficile stabilire dove intervennero i Galiari, che a Brignano firmarono solo una delle stanze decorate. Le finte architetture, ovunque ornate da trionfi floreali, incorniciano con volute mosse e briose lo sfondato prospettico, amplificando così l'effetto illusorio sulla parete. Le figure, statiche e poco espressive, denunciano la mancanza di Bernardino. Certa è invece la presenza dei due fratelli che maggiormente operarono nel Bergamasco, Fabrizio e Giovanni Antonio. Il nostro piccolo viaggio alla ricerca di queste opere si conclude con la netta impressione di trovarci con i Galiari di fronte a una delle più grandi e sinergiche famiglie pittoriche che abbiano attraversato l'Europa del Settecento, il secolo dei lumi.